Domenica 16 ottobre 2022, buona giornata di festa a tutti, benvenuti al nostro almanacco, 289esimo giorno dell'anno, 42esima settimana, alla fine del 2022 mancano 76 giorni. A Roma il sole sorge alle 6.24, tramonta alle 17.27, ora solare. A Milano il sole sorge alle 6.42, tramonta alle 17.35, ora solare. La luna tramonta alle 13.05 per levarsi alle 21.43. I santi del giorno: Sant'Edvige, religiosa e duchessa di Slesia e Polonia, San Gallo eremita a Bradenz, San Longino martire, San Lullo di Magonza vescovo. Edvige è un nome d'origine germanica attestato sin dal X secolo nella forma Atwig, divenuta in seguito Edwig, personale composto di Altus, battaglia, unito a Vig, santo, nel significato di guerra santa, battaglia sacra. Proverbio del giorno: da San Gallo ara il monte e semina la valle, per San Gallo para via e non fai fallo. L'aforismo del giorno è di Santa Teresa di Gesù Bambino: voglio cercare il mezzo di andare in cielo per una via ben diritta, molto breve, una piccola via tutta nuova. Accadde oggi. 1978, Wojtyla eletto Papa. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete. Sono queste le prime parole da Papa di Karol Wojtyła, eletto con il nome di Giovanni Paolo II. È il 264esimo pontefice della Chiesa Cattolica, anche il primo non italiano dal lontano 1523, cioè la fine del pontificato di Adriano VI, olandese d'origine. L'esito del conclave, inaugurato il 14 ottobre, tiene col fiato sospeso una gremitissima piazza San Pietro, colorata di bandierine con i colori del Vaticano e di fazzoletti bianchi. Sei nato oggi? Sei gentile, accondiscendente? Sai utilizzare al meglio il bell'aspetto che la natura ti ha regalato. In genere non incontri difficoltà per affermarti nel mondo del lavoro, soprattutto se operi nel campo artistico, né per garantirti un amore solido e confortante. Fai però attenzione a non dare troppo spazio alla vanità. Compleanni famosi. 1906, Dino Buzzati. Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano. 1854, Oscar Wilde. C'è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé, il non far parlare di sé. È uno dei tanti aforismi lasciati dal più riverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale. Scomparsi oggi. 1982, Mario Del Monaco. Con Caruso e Pavarotti compone la triade di tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana. Nato a Firenze da madre soprano e padre critico musicale. Se avete anche voi notizie e curiosità, scriveteci info@pavionotv.it, info@lombardialive24.it o ancora via WhatsApp 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi. A domani con un nuovo almanacco e ancora buona domenica a tutti.